Grazie. Allora, questo sarà un video che mi preparo insieme a voi. Purtroppo non posso parlare ad alta voce, comunque, vabbè. C'è il sole proprio davanti a me, infatti mi dà un po' fastidio. Però vabbè, fa niente, tanto questo è un video così, per passare un po' di tempo. Allora, comincio mettendo il burro cacao, che è questo balsamo labbra idratante protettivo della Vivi Verde della Coop, che non so, non capisco se mi piace o meno. Metto questo correttore, lo Stay All Day Concealer Long Lasting The Essence, il numero 10. E ho visto che hanno rifatto questo, cioè questo correttore l'ho trovato ancora, non so se hanno cambiato la formula o solo la confezione, perché è leggermente diversa. Però vabbè. È carino, è illuminante, non è che va a coprire del tutto se avete occhiali forti, però se le avete leggere è molto illuminante come correttore. Io spero che voi vediate con questo sole, forse un po' troppo accecante. Quindi uso la BB Cream di Garnier, quella per pelli grasse, insomma sì, nel colore light. L'applico direttamente, ne prendo poco perché non voglio saturare. La applico molto in fretta. Cosa mi raccontate? Io sono a Pisa ancora per qualche giorno, poi torno a casa giù. Ora devo riprendere a studiare, ho preso una piccola pausa di qualche giorno perché ho dato un esame, quindi mi volevo un po' riposare. Allora, aspetto che la BB Cream si fissi e nel frattempo prendo questo blush di Essence, che è il Silky Blush, Silky Touch Blush numero 40, e lo uso a mo' di ombretto nella piega dell'occhio, così molto leggermente, ecco, solo per dare un po' di profondità all'occhio. Ho notato che la BB Cream la devo lasciare un po' fissare prima di mettere sopra la ciglia, perché altrimenti si sposta quasi. Qui sfumiamo bene, io non lo metto, quindi devo prendere lo specchietto. Ignorate le mie sopracciglia che servono da fare, ma non ho la, come si chiama? La pinzetta qui, e quindi devo aspettare di scendere giù. Non mi va di comprare una pinzetta solo per sistemarlo. Adesso questo è un eyeliner a pennarello della Mesauda Cosmetics. Prendo questo specchio perché è più grande. Faccio la lingotta. Il resto lo faccio appoggiando, non so se mi vedete, ma non sto facendo niente di emozionante. Io non lo faccio fino in fondo, ma lo faccio fino a qua e poi sfumo. L'effetto sarebbe questo. Non so se vedete questo.
porto anche un po' sotto. Quindi a questo punto, prima di mettere il mascara, metto la cipria. In realtà io come cipria uso questo fondotinta di Shiseido che ormai sta finendo, ed è il Light Beige, il Mattifying Compact Oil Free, e è quasi finito, quindi devo un pochino fare un po' di fatica. E fisso il tutto. È un trucco molto semplicissimo, veramente, però non devo uscire più tardi il pomeriggio. È una bellissima domenica pomeriggio, c'è il sole, gli uccellini che cinguettano, finalmente prima. E ok, ho fissato quindi il fondotinta. Adesso metto il mascara, che è sempre della Mesauda Cosmetics Milano, lo studio Lash. E bisogna stare molto attenti con questo mascara perché tende a sporcare la palpebra, però se si sta attenti non si fanno troppi danni. Ovviamente lo metto sia sopra che sotto. Io per fortuna non soffro di allergie, però insomma sono un po' di persone che conosco che poverine hanno l'allergia ed è secondo me bruttissima. Ovviamente intendo il polline. Proprio brutto. Oh, ovviamente mi sono sporcata. Stranissimo, no? Non mi sporco mai. Sporco sempre. Allora devo sistemare questa punta perché facciamo asciugare il mascara e poi sistemo la punta, perché questa è un po' più così e questa è un pochino più così. E quindi passo al blush, e il blush è quello che ho usato come ombretto, per così dire, ed è sempre lo stesso, molto carino. Mi dà un po' fastidio il fatto che ci siano dei glitterini, non lo so se li vedete voi, sono proprio minuscoli, ecco, però ci sono. Se non ci fossero sarebbe meglio. Molto polveroso questo blush, però vabbè, per quanto è costato, pare che è costato qualcosa come 3 euro, più di meno. Non è molto scrivente, però mi piace, da un effetto bello naturale. Ok, posso sistemare la linguetta. Ok, più o meno l'ho sistemato. Adesso metto un po' di matita nera, la Long Lasting di Essence, quella nera, nella parte interna, ma solo fino a metà occhio, per non chiudere del tutto lo sguardo. E quindi passo un'altra, faccio un'altra passata di mascara. Tolgo il sistema dove ci sono, sono sporcato un po' con il mascara. E metto gli occhiali finalmente. E il trucco praticamente è quasi finito. Faccio una cosa, metto questo, come si chiama? Lip Marker and Balm, tinta e balsamo per labbra, ed è il numero 07 Color Sun, ed è della nuova linea di Wycon. Molto molto carino, è un rosso
molto forte, praticamente il rosso della boccetta, va agitato prima. Devo togliere ovviamente il burro che ho messo prima perché sennò non risolve niente. Le labbra devono essere molto asciutte. Quindi asciughiamo e prendo lo specchietto quello piccolo per essere più precisa. Cioè è la seconda, tipo terza volta che lo uso e già è asciutto. Quelli di Kiko sono così? Fatemelo sapere perché altrimenti... No, perché avevi voluto prendere di questo. Ah, ok. Lo sto uscendo. Dicevo che avrei voluto prendere il colore... Fucsia. Però si rovinano così in fretta. Ah, comunque ora sto uscendo un po' meglio. Un colore molto molto bello. Nei primi momenti è appiccicoso, cioè adesso è ancora appiccicoso, però poi dopo asciuga del tutto, quindi bisogna tenere le labbra più stirate possibili. E dopo, quando mettete il burro cacao sopra, non si trasferisce, cioè vedete, è una cosa proprio lievissima sulla punta del burro cacao, non so se lo vedete. Però una volta messo quello diventa lucido e si trasferisce. Ecco, nel senso, così ora io lascio asciugare un secondino e vi faccio vedere. E niente, praticamente, senza praticamente, il trucco è finito, è un trucco molto, molto semplice, molto carino. L'altra volta l'avevo fatto, questo praticamente è il trucco che avevo nell'ultimo video, solo che nell'ultimo video avevo messo questo rossetto, per così dire, che è la matita di Essence per labbra, la 07 Keep Pink, senza farlo apposta, anche questo è il numero 07, sì. E questa matita è molto bella, è bellissima, vabbè adesso va temperata, però un colore secondo me meraviglioso. Io spero che voi vediate. Bellissimo questa matita. Così asciutto. Vedete? Non lascia praticamente niente. La mano è pulita. Faccio vedere anche di qua. Sì, andava un po' sistemato meglio. Vedete? Lascia un po' di residuo nella parte interna, però le labbra praticamente sono asciutte, ecco, una cosa talmente lieve che tempo un minutino ed è sparita.
niente ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia. Non dimenticate di iscrivervi se vi va, è totalmente gratis. Quindi qui sotto trovate il pulsante, ma lo trovate anche qui sopra, mi sa. C'è la mia foto. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile per così dire, magari vi ho fatto vedere qualche prodotto che non conoscevate. E ringrazio tutte le persone che si sono iscritte da poco e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!